Spirito Santo che ci illumini, mi illumini, e quello che diciamo, che è l'approfondimento della parola di Dio, possiamo interiorizzare e soprattutto tentare di vivere, che è la cosa più bella. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Manda, Signore, il tuo Spirito e tutto sarà creato e rinnoverai la faccia della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sede della Sapienza, prega per noi. Grazie della perseveranza, Leonardo. Perché si può anche stufarsi, grazie della perseveranza non nei miei confronti anche, ma soprattutto perché la voglia di approfondire, di conoscere, no, la parola di Dio ci dà qualche carica in più, ci dà qualche cosa in più e ci rende ancora più così capaci, no, di vivere quel cristianesimo anche gioioso. Spero che al termine di questo percorso semplice che abbiamo fatto ci sia venuta, ci venga la voglia di essere più contenti, più contenti di vivere da cristiani, che perché stiamo intuendo come questa parola delle beatitudini non è una parola qualsiasi, anzi, se interiorizzata, approfondita, fatta nostra, ci dà così una carica speciale. Per cui anche questa sera, godetevela, d'accordo? Mettetevi a disposizione proprio di gustare, di godere, di gioire, al di là di quello che sono capace di trasmettervi o di non trasmettervi. Però dai, ascoltate, lasciate proprio che entri dentro di voi questa sinfonia della parola di Dio. Gustatela, godetela. E questo lo dico anche per sempre, così immagine a chi vuol leggere la parola di Dio, che ci sia sempre questa voglia di non leggere, non ascoltare in qualche modo, ma di gustare. Come si gusta qualche cosa di un cibo, qualche cosa, un amore, qualche un'esperienza, qualche cosa di bello. È così che la parola di Dio deve essere avvicinata, o meglio, dobbiamo lasciarci avvicinare la parola di Dio in questo senso. Allora abbiamo le beatitudini. Pian pianino, questo è l'ultimo incontro, le abbiamo qua davanti. Ormai le conosciamo, non rifacciamo tutto il cammino, ma se qualcuno volesse, l'abbiamo sul sito. Gli incontri che abbiamo fatto, magari se avete un po' di pazienza, magari qualche dubbio, cliccate, d'accordo? E là ritrovate un po'. Comunque siamo partiti dalla prima grande beatitudine. Beati, beato, beati. Questa è la prima beatitudine, che proprio si cristallizza poi in quella beati poveri in spirito. Beati poveri in spirito. Allora, innanzitutto beati. Il nostro Dio è un Dio delle beatitudini. È un Dio che ci vuole felici. Guardate chi siamo, l'ho già detto ma lo ripeto, permettetemi, figli dei pagani, degli dei pagani. Ma quante volte, no? Una persona che è contenta e felice, mamma mia, ho paura che il Signore mi rubi, non voglio essere troppo felice perché altrimenti, mamma mia, mi succede chissà. Questo è il Dio pagano, gli dei pagani, perché per i pagani cosa c'era dietro? La felicità è solamente degli dèi. E quando gli uomini si avvicinano troppo alla felicità, ci sono pronti gli dèi a rubargliela. Il nostro Dio è il Dio di Gesù Cristo, che ci vuole felici 8 volte. 8 volte. E dopo nel Vangelo molte altre, vero? Ma qui abbiamo 8 volte più una. Beati, beati. Proprio un Dio che ci vuole fino all'8° giorno, felici, numero 8.
d'accordo? Ed è per tutti 72 parole, sto citando così, no? Proprio contate una per una, proprio perché tutti quanti hanno diritto a questa felicità. Ma è un Dio grande questo qua, no? È un Dio meraviglioso. E la prima beatitudine è quella che dà il là, quella che dà il tono, quella che è senza la quale non si capirebbe niente. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Cioè, dai tu, datti da fare, no? Per questa realtà, diventa ricco di questo, non andare a cercare altre ricchezze. Guardate che è molto interessante, molto importante. Il Papa, in una conversazione che ha fatto proprio in questi giorni, dopo il Giubileo, ha detto: ma vi rendete conto quanto importante è la ricchezza? Se Dio l'ha equiparata a Dio, non si può servire a Dio e a Mammona. Quindi la ricchezza è importante, ma se diventa un Dio, ti perdi. Quindi chi sono i poveri? È quelli che hanno scoperto proprio la ricchezza nel far felici gli altri, no? Questi sono i poveri. Allora, datti da fare per far felici gli altri, no? Sii ricco di questo e quindi abbassati nella tua povertà, no? Per far felici gli altri, perché altrimenti ti chiudi te stesso e pensi solamente alla tua ricchezza, e quindi diventi egoista, chiuso, no? Il denaro ti porta via la testa, come quel giovane ricco che se n'è andato via non beato, ma il contrario, triste. Quindi datti da fare per gli altri, no? Cura la felicità degli altri, perché Dio, il regno dei cieli, lo ripartiamo tutto il discorso, il regno dei cieli, quindi Dio stesso, si prenderà cura di te e dell'altro. Ma Dio proprio è talmente innamorato dell'uomo, no? Di ogni uomo, che chiaramente si prende cura. Ma come adesso? Attraverso di te, chiaramente, no? Perché dobbiamo finirla di dire che crediamo in Dio, che tutti credono in Dio, e io in modo provocatorio vi dicevo, no, anche il diavolo crede in Dio. Tenetevelo in mente, ogni tanto fatelo, io ve lo faccio venire in mente. Quando io credo in Dio, mi viene proprio così, anche il diavolo crede in Dio. Non è sufficiente. Che cosa è importante? Fare esperienza di questo Dio e far fare esperienza di Dio ad altre persone. Questo allora ti dà il senso, la profondità di una fede, di un credo. Il credo è fare esperienza, sperimentare dov'è Dio, dov'è? Dai, dobbiamo toccare, sentire, palpare questo Dio. Allora dai cura la felicità degli altri, no? Che il Signore gli dai la possibilità di curare la tua felicità e anche quella dell'altro attraverso di te. Beati i poveri in spirito. L'altra volta abbiamo visto, non vi ripeto tutto quanto, perché sennò, l'altra volta abbiamo visto la prima parte delle beatitudini, quindi beati gli afflitti, come conseguenza beati i miti e beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, la parte negativa l'abbiamo chiamata, no? Non ripetiamo, però tenete presente come abbiamo situato per esempio gli afflitti, i miti, solamente per citarvi, no? I miti, vi ricordate? Possederanno la terra, che cosa c'entra la terra? È chiaro, sono i diseredati quelli lì, no? E quindi dai, tu che sei veramente povero, che hai accolto la povertà, no? Fai felici, vai a cercare, datti da fare, no? Lavora, perché anche quelli che sono i diseredati, gli ultimi, questi afflitti, no? Queste persone che stanno veramente soffrendo, datti da fare, cura, perché attraverso di te Dio si prenderà cura di loro. D'accordo? Adesso la seconda parte, vi ho messo qua lo schema perché la possiamo vedere. Qual è questa seconda parte? Attenzione, perché qua è molto importante come ci poniamo. Beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati gli operatori di pace. Questa è la seconda parte. Dopo c'è l'ultima e vedremo se ne avanza tempo.
Chi sono questi misericordiosi, puri di cuore e operatori di pace? Sono dei bei sentimenti? Sono delle situazioni emotive, emozionali? No, che... Oppure c'è qualcosa d'altro molto più profondo? Certo, certamente è finissimo, Gesù chiaramente, l'Evangelista, ci dice quelli che sono gli effetti, le conseguenze di chi ha assunto la prima beatitudine. La prima è sempre quella là, beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Quando uno è povero di spirito, quindi quando uno cerca di fare la felicità dell'altro, eccetera, è il discorso, no? Che cosa succede in lui e nella comunità? Ricordatevi anche questo, il quadro che abbiamo fatto, Non è mai una beatitudine a livello personale, ma c'è sempre una comunità. Quando una comunità si dà da fare per la felicità degli altri, allora quali sono le conseguenze? La prima conseguenza positiva, stupenda, meravigliosa, è beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. È un po', che cosa vuol dire? No, proviamo a pensarci un attimo. Voi mi aiutate come sempre, quindi intervenite per piacere. Misericordioso, chi è una persona misericordiosa? Sul foglietto lì, vediamo se riesco ad andarci in fretta anch'io, quindi ce l'abbiamo anche davanti agli occhi, I misericordiosi, per capire la parola misericordia, eccolo qua, la parola misericordia viene da una parola, diciamo, del linguaggio di Gesù. Traduce misericordia una parola che si chiama hesed in ebraico, che è la fede, la fedeltà, la fiducia, il fidarsi, l'affidarsi. E ancora di più, la seconda parola che c'è scritta lì, rahamim, che è la parola dell'utero delle donne, dell'utero che gene. Allora, misericordia sarà il misericordioso, sarà chi è in qualche modo capace di entrare nella fecondità che è propria di Dio. Lo sterile, quindi uno che si chiude in se stesso, uno che non è capace di generare vita in favore degli altri, non potrà essere misericordioso, penserà solo a se stesso. Beati coloro che invece generano, si aprono alla vita, no? Una persona che è generosa, sulla quale puoi contare sempre, non ogni tanto, non qualche volta, ma provate a pensare se non è così. Quando troviamo una persona, no? Affidabile nella generosità, ci puoi contare sempre. E non una volta sì, due volte no, o quando che capita, sempre. Il misericordioso è quella persona sulla quale ti puoi verso la quale puoi dare un'occhiata, e basta un'occhiata per capirsi, e quello là è sempre pronto a qualcosa in più, a generare, a uscire da se stesso. Non è sterile, ha un utero capace di generare. La comunità cristiana deve arrivare a questo. C'è una parola del Vangelo che ci aiuta a capire questo. Ci avete la Bibbia? Andate allora per piacere al capitolo 6 di San Luca. Luca 6, 36. Vi dico come l'ho tradotta io dopo. Mi è venuto in mente un'esperienza da bambino quando l'ho letto. Sentite, Luca 6, 36. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Diciamo San Luca, come dirà San Matteo qua? Siate perfetti
come perfetto il Padre vostro. Guardate che anche questa è una particolarità, bellissima. Quella che è la perfezione di Matteo, per San Luca diventa la perfezione della misericordia. Quindi stiamo parlando di qualcosa di perfetto. Quindi la perfezione non è solamente così qualcosa di virtuoso, ma è la misericordia. Adesso la spiega. Oh, non ve la spiego tutta perché dovremmo stare qua tutta la sera solamente per questo piccolo testo qua. Ma dice: non giudicate e non sarete giudicati. Andiamo avanti. Non condannate e non sarete condannati. Andiamo avanti. Perdonate e vi sarà perdonato. Guardate che sta spiegando la misericordia. Quello che mi interessa: date e vi sarà dato. La misericordia è uno che è capace di dare, uno che è capace di uscire da se stesso, uno che è capace di generare, uno che è capace di essere giovane. Sapete la parola giovane cosa vuol dire? Juvat, giovare, dare, d'accordo? Una persona che è capace di generare, di dare la vita. E dopo, una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versata in grembo. Che bello! Guardate che Gesù parlava il linguaggio della vita e tutti lo capivano. Noi non facciamo questa misura qua. E io ti metto un'esperienza da piccolino, quando mia mamma mi mandava dal Nino, e il nipote che era, si chiamava Nino, E allora, Giorgio, va dal Nino a Tor un chilo di farina. E io andavo dal Nino e il Nino aveva la misura. Vi ricordate la misura? Non era mia in sacchetta, ma che era una cassola, la sessola, e che faceva così, e quello era la misura. E qua dice una buona misura, scossa, quindi perché il botteghier non le scosea mia, no, anzi le scosea in su, perché che ne stavesse in manco, questa qua, scossa, pigiata e quel collo traboccante, lo che faceva, cioè il Nino che faceva così, capite? San Marco, sentite San Marco come va avanti in questa idea. Mi è venuta una voce alla matta proprio mentre leggevo, di andare a vedere anche gli altri evangelisti. Andate in San Marco al capitolo 4, versetto 24. Sentite che cosa ci aggiunge San Marco. 4, 24. Fate attenzione, diceva loro, fate attenzione a quello che udite. Con la stessa misura con la quale misurate, sarete misurati anche voi. Anzi, vi sarà dato ancor di più. Bellissimo! Allora, immaginatevi, dai, Don Giorgio che va... No, Giorgio che va dal Nino. Allora, la misura, scossa, pigiata, traboccante... Non solo, ma ancora di più. Chi è il misericordioso? È colui che imita Dio, la capacità di generare Dio. E com'è che genera Dio? Se tu dai, no, lui ti dà ancora di più. Se tu chiedi un chilo, lui ti dà un chilo e mezzo. Allora, eccola là. Beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Dio sarà misericordioso con loro. Tu vai là, no, e chiedi un chilo di farina, lui te ne dà un chilo e 30. Ah, che bello, allora mi arricchisco. No, te ne dà un chilo e 30 perché tu possa reinvestire quel chilo e 30 lì. Non è un tornaconto personale. Qual è la gioia dell'essere misericordiosi? È quello per far felice gli altri. Allora tu non dai solamente un chilo, ma puoi dare un chilo e mezzo. E quando lo offri questo qua, Dio che è misericordioso, te ne dà un chilo e otto eti.
ma questo, oh che bello, quindi adesso accumulo. No, non è un accumulo per me, ma è per il bene, perché in quel modo lì io cresco nel fare il bene. A me è piaciuta da matto questa esperienza qua, mi è venuto in mente quello che la mamma mi faceva fare, che è quello che Gesù diceva, ma Gesù non è come il Nino, Dio non è come il Nino che ma mette di più, e quel mette di più non è per dire adesso arricchisco, no, ma è arricchisci per far arricchi ancora di più gli altri, perché puoi investire ancora di più, perché non è più solamente un chilo che tu metti, ma è un chilo e tre etti, un chilo e mezzo, un chilo e otto etti, e quindi sempre di più. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Dio darà la capacità ancora di più di crescere in questa attenzione della misericordia, se uno si abitua a fare così, se uno si abitua anche nei momenti di difficoltà, no, a vivere con questo stile, quando gli capiterà il momento del bisogno, no, avrà ancora di più la capacità di essere attento, accogliente, di dare agli altri, di essere ancora più misericordioso. Le persone esterne, incapaci di misericordia, di dono, di perdono, di riconciliazione, saranno sempre più chiuse in se stesse. Capite cosa vuol dire allora beati i misericordiosi? Perché Dio sarà misericordioso con loro, e la misericordia di Dio è un farli crescere, un farci crescere in questa misericordia. È la prima beatitudine, no? Beati i poveri in spirito, che ha come conseguenza, quindi la misericordia non è un bel sentimento. Ah, io sono misericordioso, che bello che è! Assolutamente! Ma è una cosa concreta, fattiva, è qualche cosa che ti prende dentro, no? Fino in fondo. È qualche cosa che ti rende, come persona e come comunità, misericordia. Sapete cosa vuol dire misericordia? Sono due parole, unite, scindetele, cuore e misericordia. Misero, che vuol dire povero. Allora possiamo intuire chi è il più grande misericordioso. Chiaro, è Gesù, no? E da lui impariamo. Allora, se noi impariamo da Cristo, che è il più grande misericordioso, cioè il più grande povero, che ha il cuore, vediamo subito cosa vuol dire il cuore, tenete lì, anche lì non è la sede dei sentimenti. Per noi il cuore è la sede dei sentimenti, ma per gli ebrei, per Gesù che parla, è un'altra cosa, molto più profonda. Allora, beati coloro che hanno questa capacità di misericordia, beate la comunità che vive cercando la felicità degli altri, perché cresce sempre di più, altrimenti diventa sterile. Se si ferma, non è più capace di essere attenta al bene degli altri. Non la fa più la misericordia. A me entusiasma un modo di pensare così, perché è rivoluzionario. Davanti a tutti quanti che dicono no, fa gli affari tuoi, chiuditi e pensa a te stesso, Gesù ha ancora il coraggio di dirci un'altra proposta, un'altra strada completamente differente. Per me è la rivoluzione questa, è la rivoluzione cristiana, che non è la rivoluzione delle armi, ma è la rivoluzione della vita, è la rivoluzione della felicità, è guardare il mondo dalla parte di là. Molto difficile sentire qualcuno che ti guarda il mondo dalla parte di là. A chi ha sarà dato, a chi non ha, com'è la frase? Che sembra un discorso sindacale, no? Seghe i sindacati qua in Sarabia, mentre invece è nella logica di Cristo di una finezza, di una profondità meravigliosa. A chi ha sarà dato, che vuol dire a chi ha capacità, no, non di accumulare per sé, ma a chi ha la capacità di mettere, di fare il bene, di costruire il bene, di
perdonare a chi ha sarà dato ancora di più, ma a chi non ha questa capacità, questa voglia, questo desiderio, no? E si chiude in se stesso, sarà tolto anche quello che ha, quindi si svuota, non genera più, diventa sterile. E sempre di più purtroppo la nostra società, realtà, il nostro mondo vive così. A chi ha sarà dato, a chi ha la capacità di essere, di dare, no, di fare, no, la felicità degli altri, beati i puri di cuore, beati i poveri in spirito, no? Chi ha questa volontà di fare il bene degli altri, la felicità degli altri verrà dato ancora e sempre di più. Ma è bello questo, Non so se riuscite a intuire, ma c'è proprio una proposta innovativa da parte di Cristo. Vediamo la seconda, ma se volete che ci fermiamo, Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Ne abbiamo commentato la volta scorsa un attimo, ricordate, te ricordi? Siamo stati purtroppo condizionati per tanto tempo, e forse lo siamo ancora, per intendere in modo molto limitativo questa beatitudine qua, La purezza, sappiamo, no? Legata al sesso. E quindi è puro quello che non fa quelle cose là. E quindi, ma per l'amor del cielo, c'è una cosa interessante da dire riguardo, Quindi non possiamo buttare via tutta l'educazione che ci hanno dato. Questa purezza legata, non la sto giustificando, sto solamente capendo. Quando ci hanno insegnato quelle cose lì è perché dietro, diciamo, alla sessualità c'era un'idea ben bella, ben forte, bella, che vuol dire si genera la vita, E quindi mi raccomando, rispetto per la vita, d'accordo? Esasperando il discorso, dopo non si capisce più. E non era per rispetto per la vita, ma era solamente un'ossessione. Ma quante generazioni sono cresciute ossessionate da questo discorso? Tanto è vero che dopo butta via come la bottiglia, l'acqua sporca, no? Ma il discorso di Gesù è molto più profondo, molto più bello, no? Beati i puri di cuore. Cominciamo dal cuore. Che cos'è il cuore? Per noi il sentimento, il luogo dove si sente, no? Per Gesù, per il tempo di Gesù, il cuore è la coscienza, è la sede dei progetti, no? Chi è il puro di cuore allora? Quello che ha un progetto, quello che ha una coscienza, una convinzione, è quello che ha qualche cosa dentro, no? E qual è la purezza di cuore allora? È avere dei progetti grandi. E avere dei progetti trasparenti, non mascherati. Puro di cuore è colui che è capace di togliersi la maschera, che non si maschera nelle relazioni, no? Il puro di cuore è quello che i suoi progetti te li presenta, e noi, no, ci mostriamo per quello che siamo, non nascosti. Anticamente questo discorso era talmente diffuso, che lo è anche adesso, no? Che pensate, i greci, sapete come chiamavano la persona? Persona. E sapete cosa vuol dire persona? Maschera. Era talmente difficile trovarsi di fronte a una persona, no, trasparente, che, perché c'era una cultura, no? I greci hanno una cultura del palcoscenico, del mostrarsi, della tragedia, eccetera, eccetera, per cui bisognava mascherarsi, eccetera. Ma non era possibile vedere chi era l'altro. Che cosa dice Gesù? Ehi, beati coloro che sono trasparenti, beati coloro che sono autentici, beati coloro che sono veri. Questa è la strada della felicità. La conseguenza delle beatitudini, beati i poveri in spirito,
è proprio questa, perché è una conseguenza, no? Cioè è qualche cosa che produce, no, un effetto. È quando una persona pensa alla felicità dell'altro, diventa se stessa. Mostra che cosa ha dentro, in profondità. Mostra qualche cosa che non è nascosto da una maschera, da secondi fini. Allora queste persone vedranno Dio. Che bello. Vedere Dio. Ma com'è possibile vedere Dio? Ecco, se vi viene in mente qualche cosa di strano, che vi dice quello dalla testa, perché la parola che Gesù usa non possiamo mai tradurla con quella che noi tante volte usiamo, le visioni. Le visioni, se va bene le visioni, qualcheduno anche proprio l'altro giorno, misure della pressione, oppure tomai a massa stasera, te veniu. Ecco, non voglio banalizzare, però delle volte bisogna essere anche un pochettino più fermi, d'accordo? Quindi, ecco, questo discorso di Gesù è molto chiaro, molto profondo, anche perché i verbi che sono usati, noi usiamo la parola vedere, visione, no? E per noi vuol dire tante cose, mentre invece i greci erano molto più fini, La parola che usa qua non è quella di vedere fisicamente, le visioni, ma è quella molto più globale, di una visione anche che coinvolge lo spirito, no? Le relazioni. Allora, beati coloro che sono capaci di fare la felicità degli altri. Questi qua riusciranno a togliersi le maschere, saranno trasparenti, saranno autentici, saranno veri. Non si dovrà andare a cercare di dietro, no, i secondi e i terzi fini, perché queste persone saranno capaci di essere se stesse. Fare il bene degli altri, fare la felicità degli altri provoca in te la capacità di essere te stesso e provoca agli altri la possibilità di vedere Dio, perché vedere Dio, chiaro, lo vedono attraverso di te, attraverso la verità delle tue azioni e relazioni. Dio dov'è che si vede? Lo dicevamo anche prima, no? Dov'è che si vede Dio? Perché ci credo? Certo che ci credo, ma è un credo esistenziale, molto vivo, concreto, attraverso le persone che vivono in questo modo qua. Tant'è vero che possiamo qua raccontarci tante esperienze, no? Quando ci fidiamo di una persona, quando ci affidiamo a una persona, quando non dobbiamo andare a vedere quali secondi, terzi fini ci sono dietro, caspita, la vita cambia, le reazioni cambiano, anche la presenza di Dio è differente, ci sono persone addirittura che usano il nome di Dio per falsificare la verità, ci sono le persone che usano il nome di Dio per i loro interessi, ci sono delle persone che usano il nome di Dio. Guardate che il non nominare il nome di Dio in vano è qua. Non nominare il nome di Dio in vano non è solamente la bestemmia, ma è molto di più questo, abusare del nome di Dio per i propri interessi, quindi nascondendo quelle che sono le vere intenzioni, per far scherzi, per esempio, oppure per ingannare gli altri, soprattutto i più piccoli, soprattutto i poveri, no? Quelli che si possono in qualche modo manipolare. Beati puri di cuore, no, beati i poveri in spirito, no, beati miti. Capite come si riassumono le conseguenze, gli effetti di tutto quello che abbiamo visto prima? Sono queste qua. La visione di Dio è questa. Io vado avanti, perché voglio arrivare anche alle altre, dopo magari ritorniamo a chiacchierare. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati, com'è che termina? Figli di Dio. Chi sono gli operatori di pace? Anche questo qua è un effetto della prima beatitudine, è sempre, stiamo sempre parlando di un effetto. Chi sono gli operatori di pace? Parole innanzitutto.
non sono i pacifici. Il Vangelo l'abbiamo tradotto male. Molte volte abbiamo tradotto le persone pacifiche. No! La parola greca dice i facitori di pace, i costruttori di pace. Vuol dire che Dio sta ancora costruendo attraverso di te il mondo. Costruttori di pace vuol dire coloro che concretamente, quindi non è un sentimento, è un effetto, capite la differenza? Non è un bel sentimento dell'anima. I costruttori di pace non sono i pacifici. Ah, che bello, che bella la vita. No, è una persona che mette la pancia per aria e che non vuole inghippo con nessuno, no, e smussa tutti quanti gli angoli e quindi no, cerca di accontentare tutti quanti, cerca, un punto è cercare di non entrare proprio in fare conflitto in ogni situazione, eccetera, ma un altro conto è essere operatori di pace. Gli operatori di pace, costruttori di pace, sono di grano di scatole, perché in nome della pace, soprattutto in nome della pace di quelli che sono gli oppressi, di quelli che sono le situazioni di oppressione, ce la mette tutta. Quindi un effetto di quei beati poveri in spirito, eccola qua, coloro che costruiscono la pace. E noi veniamo da una teologia ancora giudaica, da un modo di pensare che era proprio dei giudei, e veniamo ancora di là. Qual era il modo di pensare dei giudei? Il modo di pensare dei giudei era che Dio ha creato in 6 giorni il mondo, il settimo si è riposato, e l'uomo che cosa fa? Distrugge quello che Dio ha fatto. Questa era la teologia dei giudei, i soldoni, I costruttori di pace sono quelli invece che non credono a questo, e che credono che Dio ha costruito il mondo in 6 giorni, ma che adesso continua a costruire, che adesso ancora si sta rimboccando le maniche, lui insieme con noi. Tanto è vero che quando Gesù, ricordate quell'episodio, c'è una frasetta là nel Vangelo di San Giovanni, dopo se guardo anche mi viene in mente il l'ucleomia qua davanti al naso, per cui durante il capitolo 5 di San Giovanni. Era un contenzioso sul sabato, no? E dicono: ma perché tu il giorno di sabato fai questo? Perché tu il giorno di sabato lavori? Perché Dio si è riposato. La risposta di Gesù è stata molto precisa, no, caro? Dio lavora ancora, il Padre mio lavora, e io anch'io, insieme con Lui. È molto forte, perché ci sta dicendo come Dio continua a costruire, a fare. Beati costruttori di pace sono quelli allora che continuano a creare il mondo insieme con Dio e con Gesù, perché saranno chiamati, com'è che termina? Figli di Dio. San Paolo, che è molto figlio del discorso, dice addirittura che noi siamo figli adottivi. Beh, figli di Dio è più di figli adottivi, ma non lo so. Il figlio è Gesù, no, figlio di Dio è Gesù, lo diciamo sempre, e noi siamo figli adottivi. Pensatevi però che forse il figlio adottivo è più ancora del figlio. Sapete cosa facevano i re, gli imperatori anticamente? Non si fidavano dei figli come successori, perché i figli venivano su nelle mollezze, no? Venivano su alla corte, imparavano. Quando dovevano scegliere il successore, lo sceglievano tra i generali, tra i lottatori, tra quelli che avevano dato prova di affidamento, no? Per il loro modo di essere, di agire, la fedeltà, eccetera, eccetera. E che cosa facevano allora? Lo sceglievano e lo adottavano. Quando San Paolo dice che noi siamo figli adottivi, no? Beati, 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 perché saranno figli adottati da Dio.
Dio ci ha adottati perché noi possiamo costruire la pace e questo genera il fatto di essere figli suoi. È bella questa cosa qua, no? Quindi non siamo figli di Dio perché siamo battezzati, certo, anche quello, anche quello. Non siamo figli di Dio perché facciamo parte di un gruppo, ma perché entriamo proprio in questa dinamica di costruzione della pace. Siamo collaboratori di Dio per costruire la pace nel mondo. Tra l'altro la pace, dopo l'ho lasciata per ultima, ma è un nome che tutti quanti conosciamo, anche se la parola shalom molto grande, vero? Abbiamo già sentito parlare, eccetera, inutile sta qua a perdersi in tanti discorsi. Ma lo shalom è proprio questa presenza di Dio all'interno della nostra realtà umana. È un Dio che continua ad essere vivo, reale. Quindi beati coloro che costruiscono la pace, beati gli operatori, i fautori, i facitori concreti, quindi vuol dire rimboccati le maniche, non i pacifici. Questa pace vuol dire nelle situazioni feriali ancora trovare questo Dio. Nelle situazioni di conflitto ancora trovare questo Dio, no? Nelle situazioni di ingiustizia andare a cercare, perché giustizia e pace si baceranno, aveva già detto il Salmo, no? Ancora nell'Antico Testamento Gesù pregava con queste parole qua, e lui allora, prendendo questa realtà, queste parole, le traduce per la sua gente, le traduce anche per noi, saranno chiamati figli di Dio. Vi dico l'ultima, vi vedo un pochettino con è, voi proprio sono riuscito a farvi indormessare quasi, l'ultima, dopo arriva Santa Lucia, l'ultima l'abbiamo lì in questo beati perseguitati per causa della giustizia, perché com'è che termina? Essi è il regno dei cieli, si ritorna al presente e si ritorna ancora con il regno dei cieli. La prima e l'ultima, con il regno dei cieli e con il verbo al presente. Che cosa vuol dire questo? Dopo vi leggete tutto il resto, avete visto che non ho letto neanche una parola di quello che abbiamo detto, perché c'è la vedi fuori di tutti che sia qua. Io vi dico in un altro modo. Che è una realtà profondissima, ti dice, giovanotto, hai capito che cammino ti propongo? Lo scegli? Beati, 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 ti fidi? Stai attento però, non pensare che questo ti porti tanta lode, tanto applauso, tanta beatitudine in quel senso lì, anzi, ti dico solamente che sarai perseguitato e ti dirò di più, stai attento che non c'è persecuzione più grande che la persecuzione fatta in nome di Dio. Quindi vuol dire che non sarai perseguitato dal mondo anche, ma sarai perseguitato anche all'interno. Nel nome di Dio ci saranno alcuni che ti perseguiteranno. Vuol dire che il tuo modo di fare, il tuo stile di vita, se segui questo cammino delle beatitudini, non ti porterà a un'esaltazione, ma ti porterà anche al fatto che alcuni penseranno di dar lode a Dio, di proprio rendere culto a Dio perseguendoti. La persecuzione. I primi cristiani l'hanno provata subito. Ed è stato proprio per la persecuzione che la Chiesa ha cominciato a svegliarsi fuori, altrimenti si stava addormentando. Il grande cammino da Gerusalemme ad Antiochia, no? Quando i primi cristiani erano a Gerusalemme, se non fossero stati perseguitati, li sarei ancora là. Tranquilli, beati, mentre invece via, fuori dai piedi. Quindi la Chiesa si è spostata ad Antiochia, quindi ha cominciato ad annunciare, proprio perché perseguitata. E dopo da Antiochia, via! San Paolo te lo insegna benissimo, no?
E la persecuzione è il martirio, è semente proprio dei cristiani. Questo non per spaventarsi, ma per dirsi quello che è. Gesù non ha mai nascosto niente ai suoi cristiani, beati, perseguitati, poi te lo dice anche per causa della giustizia, l'abbiamo già scoperta quella parola lì, no? E la giustizia è fare, mettere in pratica, vivere concretamente, no? La volontà di Dio, che è questo qua, lo stile delle beatitudini. Non è solamente la giustizia umana che c'è qua dentro, ma è la giustizia nel senso globale delle beatitudini come Gesù le ha annunciate. È uno stile rivoluzionario, quindi non pensate che sarete bene accolti, sarete ben visti, sarete acclamati, anzi, beati, perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli, si presenta Dio, si manifesta Dio ancora. Ricordate il regno dei cieli? No, Dio stesso. Quindi il regno di Dio si fa presente, non si farà presente. Quindi non sarà un domani, adesso. Questo regno di Dio, questa presenza di Dio si fa presente attraverso chi vive la giustizia e la persecuzione. Ecco, ho voluto un po' riassumervi così brevemente, no? Sarebbe bello andare in cerca anche di parola per parola, perché per esempio qua San Matteo usa la parola proprio della persecuzione, no? Della persecuzione fatta di gusto nel nome di Dio. Ma com'è possibile? È così, Non c'è altro proprio che uccidere una persona nel nome di Dio. Ha un ben dire il Papa, no? Che non si può uccidere nel nome di Dio, però uccidere nel nome di Dio è la cosa che si fa con un gusto enorme, no? Perché Dio è l'assoluto, e quindi il Dio che tu hai trovato, che tu pensi che sia, insomma, ti uccido nel nome di Dio, è ancora più che uccidere per denaro, è ancora più che uccidere per interesse, è uccidere proprio nel nome di Dio, E guardate le guerre che stanno avvenendo, no? Che sono avvenute, le crociate anche, quindi non pensiamo solamente, ma pensate alle crociate, per esempio. Sono divertito andare a cercare, perché finché si va, dopo si studia, eccetera, eccetera. Ho trovato, l'ho scritto anche sul giornalino, il prossimo numero parlando così, c'è stato un imperatore che è stato scomunicato, non perché è andato in guerra, ma perché non è andato in guerra. Non voleva andare alle crociate, e quindi l'hanno scomunicato, e dopo c'è andato perché insomma doveva andarci, perché se no e non fa la comunione nel giorno in cui è stato proprio celebrato questo intervento della Chiesa, questa ricomposizione della Chiesa. Lui non ha fatto la comunione perché era ancora scomunicato, per dirvi, no? Quindi non è così strambo il discorso, no? E nella storia ci sono tante vicende di questo tipo. Mi fermo, dai, perché altrimenti ho buttato lì e sono cosciente e volevo un po' terminare perlomeno con un quadro generale, dopo magari rileggendo anche i fogli che avete. Questo vi aiuterà senz'altro, no? E approfondirete anche da soli, perché ecco, io ho voluto darvi un po' la linea, no, il percorso. Sempre tenete presente la prima beatitudine, beati i poveri in spirito. Beati innanzitutto i poveri, come abbiamo visto, in spirito, no? Questo cammino, questo percorso, dai, fai felici gli altri, no? Che Dio ti farà felice, se tu lavori per la felicità degli altri, e quali sono gli effetti di tutto questo, no? Eccoli qua, allora si diventa misericordiosi, si diventa puri di cuore, si diventa anche proprio capaci di costruire una pace. Chiaramente la persecuzione è l'involucro che ti racchiude anche, o ci racchiude, perché è sempre un discorso comunitario.
Qualche uno che ci aiuta? O su sta massa bravo o proprio quello di te massa. Ma il discorso che a piazza la data viene utilizzato il principio della ricompensa. E non esiste ricompensa. O meglio c'è la soddisfazione di fare per l'altro. La soddisfazione, scusa, la ricompensa è proprio quella lì. Eh? La ricompensa nel senso evangelico, nel senso delle beatitudini, è proprio questa qua. Don Giorgio che va dal Nino, no? E il Nino è perché tira via tutto dalla sola. Lo tira via da tutto. Ma che ne lascia? No, questa è la ricompensa. Ma tra l'altro non è una ricompensa. Per te, dai, metto via, ecco qua, giusto, sono stato bravo, ma il Signore, adesso. Perché questa è l'idea, che noi abbiamo di ricompensa, no? Qualche cosa che metto via per me. Quindi faccio il bene a te, però me ne torna, e quindi mi sento meglio. E il Signore ti dà, certamente, e grassa il colmo, traboccante, ben macà, eccetera, eccetera, ti dà un 30% in più, ma perché ti possa reinvestirlo, e questa è la ricompensa. Quindi è veramente una crescita continua, perché quel 30% in più, no, hai non solamente un etto 30 di farina, no, e poi ne avrai un etto e 50, e poi, no, e tutto serve per investire. La ricchezza, tra l'altro, anche la ricchezza, no, materiale, in questo senso immagina come è innovativa la proposta di Gesù, no? È quello che dicevamo l'altra volta, no? La differenza tra i ricchi e il Signore. Il ricco è quello che pensa per sé, che accumula per sé, no? Bello, mi dà 30% in più, e allora costruirò i miei granai, no? E abbatterò quelli vecchi e dirò all'anima mia: stai tranquilla, stai in pace. E la parola di Gesù, stupido, guarda che è una parola fortissima, che non si traduce mai, no? È proprio la parola della stupidità più alta, no? Questa notte stessa morirai e quello che è accumulato di chi sarà, no? È il Vangelo questo. E invece ricevere, no? Per reinvestire in meglio, in bene, no? Investire, se tu fai la felicità degli altri, permetti a Dio di fare la tua felicità e la felicità degli altri, no? È veramente rivoluzionario, anche a livello se lo capissimo, no? È chiaro che capisco le strutture, eccetera, che la Chiesa stessa, ma che fatica che fa a capire queste cose qua, eh? E quindi ci troviamo anche davanti a delle strutture che poi diventano limitative, no? Purtroppo, no? Perché, ma la proposta è veramente rivoluzionaria, eh? A me non mi pare. Scusa, sempre per contesto, prima dicevi, adesso facendo altro esempio, ma a chi non ha verrà tolto. A chi non ha amore, vedi che sei? No, ok. Però allora, se lo penso nella parte evangelica, cioè dico, Dio va lascia tutto il popolo per andare a prendere la percorsa su una vita, oppure va a casa del peccatore. Abbiamo tanti spunti nel Vangelo che ci dicono che comunque Dio perdona, accoglie la Samaritana, e dicendo, e qua chi non ha comunque tagliato fuori, cioè è un po' difficile in quel senso di là. Ma allora, il linguaggio è proprio, bisogna entrare in quel linguaggio lì, no? Ma
come farà, adesso mettiamo insieme i due linguaggi, come farà il Signore ad andare in cerca della pecora, del peccatore? No, se non attraverso di lui che tu rappresenti, no? E quando vivi in un certo modo, avvicini anche quelle persone lì. E quindi, se tu quell'amore lì non lo tieni solo per te, no? Se tu i tuoi doni non te li rifiuti, non ti soffochi, ma vai in cerca, aiuterai anche a quella persona, quella pecora smarrita, no? A ritrovare se stessa. Non è contraddittorio, anzi, Gesù ha fatto così. La sua ricchezza non l'ha tenuta per sé. Era un tesoro, non l'ha fatto come un tesoro geloso. Sempre San Paolo nelle sue riflessioni traduce tutto questo. Non ha ritenuto un tesoro geloso l'essere suo uguale a Dio, no? Ma ha umiliato, ha svuotato se stesso per andare e si è fatto uomo, no? E quindi questo ha permesso agli uomini di innalzarsi, ha investito per gli uomini. E anche quindi il peccatore, toccato da questo investimento di Dio, è diventato più se stesso, no? Ha riscoperto la bellezza di essere se stesso, quindi le conversioni dei peccatori, eccetera, no? È proprio perché è l'amore che genera. È l'amore che genera. E anche qua c'è un altro bellissimo capitolo da aprirsi, no? Non è il rimprovero, Il nostro Dio non ci raggiunge con il rimprovero. Il nostro Dio si raggiunge solamente con l'amore, con l'accoglienza. Si avvicina, Quando va da Zaccheo non lo rimprovera, se lo andrò un mese di lì, se l'ho fatto finora, guarda quanti schede che ti ho fatto, guarda, l'altro non ti schiavo. No, Zaccheo, tra l'altro, entra nella casa di Zaccheo, Non vuole nemmeno che Zaccheo entri nella sua logica, è lui che entra nella logica di Zaccheo. È la beatitudine questo qua, Non dice Zaccheo devi capire, no, devi capire quello che ti dico, ma io capisco la tua logica, vengo a casa tua. E questo ha fatto scattare la molla in Zaccheo e Zaccheo ha cominciato a... Zaccheo non solo, ma da peccatissimo, ma sempre le sue cose, no? Era cattivo solamente con i cattivi, tra virgolette, no? Con quelli proprio chiusi, Con i duri di cuore, I duri di cuore erano quelli che alla parola cuore, no, non avevano progetti di bene, ma erano proprio sclerotici dentro se stessi. Allora con quelli sì, con quelli sì. Era Elena, perché continua ancora insomma. Qualche altra persona che vuole aiutarci? No, una domanda provocatoria. Quanti veneri che gli oggi nel Dio da Torre? Mi sono sollevato nel campo di terra. Cioè ti vuol dire che non sono mia cattolico? Ma penso di essere l'unico. Grazie Ciro, sì. Bellezza di capire già una cosa, quello che vi dicevo, no? Godetevi, perlomeno io mi godo, ogni volta che leggo, che studio, che approfondisco, no? Quindi dico sempre, no? Il fatto di trovarci qua è per me un'occasione opportuna, anche per fermarmi, studiare, leggere, no? Anche durante l'estate, così il tempo è un pochino più diluito, per cui ho più possibilità, perché notte si passa anche leggendo, eccetera. Questo mi serve proprio per goderne, veramente per godere. Ecco, quindi dopo aiutarmi insieme anche questo, ecco, per cui godetevi. Dopo
da qua a passare anche al vivere, qua beati gli operatori di pace, mamma mia, quante volte mi ritrovo a non essere un operatore di pace, magari adesso il più pacifico delle volte. Quindi quello che vi ho detto, che delle volte non devo essere, lo sono invece purtroppo, no? Delle volte sono pro buono pacis, no? Come si dice, dai, è sempre le robe. Mentre invece ci sarebbe bisogno più di attenzione, di rompitura di scatole, di intervenire in alcune situazioni, eccetera. Dopo entrano anche altri fattori, no? Magari responsabilità, responsabilità, paure, perché io ho delle paure. Non so se voi altri non dirmi mia, io ho delle paure. E quindi dovrei convertirmi anche, dovrei, chiaramente, insomma. Innanzitutto riconoscere le paure, perché magari te le capisci dopo. Compiti per casa? Leggete le beatitudini. No, gustatele. D'accordo? Ecco, quello che abbiamo detto, se vi serve magari così. E dopo, chiaramente, tentiamo anche di vivere secondo questo stile. Così, perché tanto nuovo, no? 2000 anni, ma è sempre nuovo, innovativo. No, certamente. Vi ringrazio della vostra pazienza, della vostra bontà. Ecco, andiamo avanti. In Quaresima l'idea sarebbe quella, ecco, di non fare l'incontro qua, ma di fare come l'anno scorso, nelle case, nelle famiglie. Per questo io sto già chiedendo, cominciamo anche a organizzarci un po' meglio, chiedendo di aprire le case. Aprire le case vuol dire le vostre case, non quella degli IPC, adesso quella le case, ma le vostre case, per accogliere, quindi invitare, possono essere i vicini, possono essere gli amici, perché delle volte ci sono vicinanze più che di approssimazione, no? Di porta a porta, ci sono delle vicinanze magari più di parentela, no? Di affettività, di gruppo, ecco. Avvicinate queste persone, no? E aprite le porte, d'accordo? Faremo un incontro in cui con queste persone disponibili, no? Ci daremo magari un piccolo, se faremo qualche proposta, daremo qualche indicazione, ma intanto mettetevi già nell'ordine di idee. L'anno scorso credo che nella parrocchia durante la Quaresima ci fossero una decina, 15 punti di aggregazione, non si arrivava a 15 credo, ma una decina c'era, ecco. Per cui se quest'anno, guardate, non mi interessa il numero, chiaramente la qualità, però anche il numero aiuta ad avvicinare più persone, ecco. Se quest'anno avessimo questa maggior entratura anche all'interno della parrocchia, ci farebbe bene. La cosa sarebbe bella proprio perché ci diamo la possibilità e diamo la possibilità anche ad altri, perché sono convinto che tanti non verranno mai qua, ma non perché ebrai o perché migliori, ma perché magari non si ritrovano, perché rispettiamo tutti quanti. Quindi diamo la possibilità anche ad altre persone che vogliono, magari che sentono una voglia, un'esigenza. Chi non vuole, no, rispettiamo, per l'amor del cielo, non andiamo a tirare, bisogno, per l'amor del cielo, ma queste persone che presumibilmente, possibilmente, potrebbero, sarebbe anche bello, offriamo anche loro le possibilità. Quindi anche quelli di Pescantina, ecco, anche della Adelades, della Boccia, insomma, no? Vedete questo, no? Cioè aprire le porte di casa, d'accordo? Anche se è finito l'anno santo della porta, neanche la Vergine ancora, insomma, no? Diciamo al Papa che mi dà questa concessione. Quindi più avanti, verso l'inizio di Quaresima, troveremo proprio una serata, ci invitiamo a vicenda, ecco, troveremo in qualche modo, insomma, io dirò in chiesa, per vedere come fa. Bene?